ogni venerdì su radiotour.fm il taccuino di Nicola Manfredelli, presidente del movimento Lucania Viva. Amici amici TRM Radio Tour, un caro saluto a tutti. Credo proprio che sia giunto molto opportunamente il weekend che come Unione Mediterranea abbiamo voluto dedicare alla questione del Mezzogiorno, chiamando a Potenza e ad Avigliano gli scrittori Marco Esposito e Pino Aprile ad illustrare le motivazioni concrete che stanno dentro i loro ultimi libri intitolati Separiamoci, quello di Marco Esposito, e Il Sud Puzza, quello di Pino Aprile, perché crediamo che quello dell'approfondimento sui dati di fatto e con il ragionamento sulle scelte adottate sia il modo migliore per uscire dall'angolo in cui siamo stati messi oramai da troppo tempo, per continuare a pensare che non vogliano ancora prenderci per fessi. Renzi è furbo e ha cercato di svicolare sulla questione di un governo che non annuncia nulla per il Sud, dicendo che volutamente ha taciuto su tale problematica per non ripetere le stesse cose del passato, ma poi ha aggiunto che il problema del Sud è il Sud stesso che la deve smettere di lamentarsi e deve saper spendere i fondi europei. E no, caro Mr. Bean, che i fondi europei debbano essere spesi e soprattutto spesi bene non c'è alcun dubbio, ma ciò non c'entra un bel nulla con le normative scritte e interpretate apposta per ostacolarne l'utilizzo e con gli scippi che periodicamente vengono effettuati per trasferire bei gruzzoli di soldi dal Sud al Nord, come è avvenuto per i fondi FAS e come è successo anche in queste settimane con il mancato riconoscimento di ciò che spettava in più in virtù del ritorno della Basilicata tra le regioni dell'obiettivo 1, che sono poi quelle contraddistinte dai ritardi di sviluppo, che non è dovuto di sicuro alla volontà del Signore, ma a scelte ben precise della politica, che sono innegabilmente punitive verso il Mezzogiorno, come ha dimostrato l'inchiesta di Marco Esposito pubblicata sul Mattino, che spiega molto bene la natura del divario tra il Nord e il Sud, dove in pratica sono maggiori gli oneri e minori i servizi di oltre il 50%. E poi non ci dovremmo lamentare, ma certo che sì, e dobbiamo anche protestare e organizzarci per porre fine a questa pretesa di essere obbligati ad accettare una sorta di colonizzazione che va avanti da 160 anni, dall'Unità d'Italia fino ad oggi, e sempre nel solco delle decisioni che ci puniscono, anche sul versante delle donne e degli uomini che vengono chiamati nelle postazioni di comando, dove io immaginavo sinceramente che fosse quasi naturale avere come ministro del nuovo governo Gianni Pittella, considerando il contributo che esso ha assicurato a Renzi alle primarie che lo hanno eletto segretario del Partito Democratico, mentre invece c'è ad esempio l'imprenditrice modenese Federica Guidi, che per coincidenza si era trovata a sottoscrivere non molto tempo fa un succoso accordo di fornitura con l'ANCI, allora guidata dal suo corregionale, oggi anch'esso ministro, Graziano Del Rio, il che dimostra come nei fatti non è che sia cambiato poi molto tra Letta e Renzi. Uno magari li accarezzava i problemi, l'altro li prende a calci, ma in fondo non sono altro che le facciate diverse dello stesso disco, che sinceramente ha proprio stufato quelli che nonostante tutto sognano un futuro migliore per la terra nostra. Un caro saluto a tutti, scrivetemi info@nicolamanfredelli.it. Ogni venerdì su radiotour.fm alle 6.50 e in replica alle 18.50 il taccuino di Nicola Manfredelli, presidente del movimento Lucania Viva. www.nicolamanfredelli.it